Io capisco che c'è molta, molta attesa, molta, molta fiducia, quindi sono contento. E sono a disposizione del mister al 100% da quando sono arrivato. E se non ho giocato sono state scelte appunto dell'allenatore, condivise anche con me per il bene della squadra e per il bene del Pescara. Qui abbiamo tutti un intento, tutti un obiettivo, è quello di salvarci e siamo tutti sulla stessa direzione. Ovvio che il campionato è lungo, appunto mancano tante partite e quindi penso che la strada da percorrere è quella che abbiamo intrapreso, poi si può vincere, si può perdere. Dobbiamo cercare di vincere, perché comunque sia poi si gioca bene, tutto quello che vuoi, ma alla fine poi contano i punti. Quindi io sono fiducioso. La seconda sosta della stagione permette anche di fare un primissimo bilancio di queste prime 7 giornate, il bottino di punti che vi aspettavate? Sì, io credo che più o meno siamo lì. Credo che abbiamo affrontato delle squadre molto forti, perché comunque sia Napoli, Inter, Sassuolo fuori casa, Genova fuori casa, squadre difficili da affrontare, quindi io credo che forse giusto la partita col Chievo poteva andare meglio, soprattutto sotto il profilo del risultato. Detto questo, ti ripeto, i conti facciamoli alla fine, non li facciamo né prima né durante, è ovvio che poi fa parte un po' del gioco tutti questi discorsi che si fanno, però io credo che ci sono le basi per poter far bene e ce la metteremo tutta per riuscirci. Pesa, dopo 7 giornate, non essere riusciti ancora a portare a casa la prima vittoria sul campo, è un problema a livello psicologico? Ma forse un po' sì, perché comunque sia vedi che appunto nella casella delle vittorie, a parte la vittoria ottenuta a tavolino giustamente, perché comunque è stato fatto un errore lì, con il Sassuolo può pesare, però come ti ripeto dobbiamo anche stare un po' tranquilli, anche aspettare, non farci appunto prendere dall'entusiasmo se le cose vanno bene e non deprimerci se magari non arriva la vittoria, perché altrimenti entriamo in un vortice che non ci fa bene.